Ben ritrovati per un nuovo appuntamento con la nostra informazione in apertura. Parliamo della finanziaria regionale che Forza Italia bolla come manovra da campagna elettorale. In collegamento da Blog Sicilia, Maglio Viola. La Sicilia rischia di dover restituire 1 miliardo e 300 milioni di euro di fondi comunitari spesi negli ultimi 7 anni perché non sarebbero stati utilizzati in maniera legittima e regolare. E quanto emerge dall'ultima osservazione fatta dal Fondo Indipendente di Controllo presso il Ministero, che ha comunque notificato alla Sicilia tempo fino alla fine di marzo per risolvere questi problemi. Tempo che potrebbe non essere sufficiente. Intanto Forza Italia attacca la finanziaria regionale, quella che andrà in discussione a partire dal 16 di febbraio. Entrate incerte, certe soltanto le spese, troppi regali preelettorali, quelli fatti dalla finanziaria e dal bilancio di previsione, Baccei, Crocetta. Venivano abbordati su siti di incontri e circuiti da procaci e donne disponibili fino ad ottenere un appuntamento che per i malcapitati appariva come un incontro hot, in realtà poi si trasformava in una rapina. Promettevano sul web incontri hot a uomini di mezza età, poi li drogavano e li derubavano. A Siracusa i carabinieri hanno scoperto una banda composta da 3 donne e 2 uomini che adescava il malcapitati in rete. La presunta mente del gruppo, una donna di 52 anni, e un complice sono stati portati in carcere, mentre un'altra donna è agli arresti domiciliari. Un quarto indagato ha l'obbligo di firma e una terza persona è stata denunciata in stato di libertà. Sono 8 le vittime accertate, tutti uomini residenti in Sicilia orientale, ma i carabinieri hanno sequestrato un'agenda e un PC portatile con i recapiti di 70 persone che hanno avuto contatti sul web con le donne. Una volta stordite, le vittime venivano derubate di orologi, telefoni cellulari, carte di credito, soldi e oggetti preziosi. È entrato in casa di una coppia di anziani di Adrano ed ha tentato di derubarli. Un pregiudicato di 28 anni è stato arrestato dagli agenti del commissariato. L'uomo, insieme con un complice, ha minacciato con un cacciavite 2 anziani, ma i 2 sono stati costretti a fuggire, inseguiti dai familiari della coppia che hanno immediatamente dato l'allarme. È stato annunciato dal governo che verrà realizzato un polo d'eccellenza per la ricerca a Palermo, ma questo passo si compie grazie a quanto è stato fatto a Catania. Su questo argomento abbiamo sentito il direttore dell'IFIN Giacomo Cuttone. Tutto parte dal Laboratorio Nazionale del Sud dell'INFN che ormai da più di 15 anni sono impegnati nella realizzazione di questo grande rivelatorio a 3500 metri di profondità chiamato KM3NET. Questo permetterà di studiare l'universo, come si sta evolvendo, come si è formato, ma permetterà anche, grazie alla collaborazione storica che abbiamo con il CNR e l'INGV, di andare a studiare l'ecosistema marino, di andare a studiare dal punto di vista geofisico e vulcanologico, oltre che dal punto di vista della biologia marina, il mar Mediterraneo. E questi due grandi infrastrutture, a Porto di Catania e a Porto Palo, che si stanno realizzando, sono le uniche gli unici osservatori già cablati a disposizione nel Mar Mediterraneo, a disposizione di tutta l'Europa. Nel giorno della memoria, un insolito caffè all'insegna della pace tra lo storico imam della moschea di Catania, Mufid Abu Tuq, ed il presidente pro tempore della comunità italiana dei samaritani, Samuele Schillacci. Sentiamo. Noi ci è dispiaciuto molto quello che è successo agli ebrei sulla mano di Hitler e noi siamo molto addolorati, siamo accanto a tutti gli ebrei che sono nel mondo. E tutto il mondo deve essere solidale, la sofferenza degli altri noi la sentiamo come gli altri debbono sentire la nostra sofferenza. Oggi si dovrebbe andare verso una nuova era di pace, mettere da parte un po' i vecchi scontri anche come in termini di ricordo. La Shoah ricorda Auschwitz, gli ebrei sono stati perseguitati in Europa già nel 1400, quindi dall'espulsione della Spagna, sono stati perseguitati in Russia, quindi è un problema da risolvere alla base. La nuova generazione deve ricostruire, sì, ricordando, però non ponendo troppo l'accento sul passato, ma costruendo una civiltà di pace e di comprensione.
E intanto si ricorda la Shoah con una mostra dedicata alle persecuzioni degli ebrei in Italia fino al 15 di febbraio a Palazzo della Cultura, in mostra 1938-1945, la persecuzione degli ebrei in Italia, documenti per una storia, visitabile gratuitamente da lunedì a sabato dalle 9 alle 19 e domenica dalle 9 alle 13. La mostra è stata realizzata in collaborazione col Ministero dell'Interno e la Prefettura di Catania, con l'Archivio di Stato, il Comune e l'Università Etnea. La Sicilia ha grandi potenzialità che non riesce a narrare. Così Oscar Farinetti, che ieri a Catania ha premiato, tra le altre, due realtà dell'Interland nell'ambito di Best in Sicily, il premio delle eccellenze enogastronomiche e dell'ospitalità organizzato dal magazine online Cronache di Gusto. Lei cosa consiglia ad un giovane che vuole investire in questo settore? Di andare ad adocchiare un terreno in un posto un po' vocato, incolto, di individuare il prodotto che si riferisca a quella zona, a quel terroir, deve individuare il prodotto giusto, di coltivarlo in grande pulizia, quindi senza concimi chimici, senza diserbanti, perché il futuro è nella naturalezza, di individuare un bel packaging di questa roba, trasformarlo bene e poi di andare nel mondo a venderlo, la filiera completa, partire dalla terra, arrivare al cliente. E se dovesse scegliere di fare un investimento in Sicilia, da quale città partirebbe? Nella zona dell'Etna, è una zona che mi fa impazzire. È tutto per questo appuntamento con l'informazione, vi ringraziamo per essere stati con noi, vi ricordiamo di seguirci attraverso i nostri giornali online di riferimento. Appuntamento alla prossima! Per non offendere la sensibilità del presidente iraniano, vengono coperte le nudità delle statue. Sempre per lo stesso motivo è stata annullata la visita alle Camere, perché si doveva obbligare i nostri parlamentari a mettersi delle mutande in faccia.